quando si parla di questa terra, subito la parola che viene è mafia. È vero, c'è la mafia, la violenza, ma questa è terra anche dei grandi pensatori, scrittori e anche grandi santi. E a comportarmi nel modo che l'educazione che i miei genitori mi hanno impartito esige. Questi beati che poi ti dicono, guarda, che la strada è quella giusta, è quella che porta al cielo. Ci troviamo nella stanza che Rosario De Latina ha occupato fin dal giorno in cui ha assunto la funzione presso la Procura della Repubblica di Agrigento. All'epoca l'organico era solo di 4 sostituti più il procuratore, sicché le nostre stanze erano contigue l'una accanto all'altra. Le porte erano sempre aperte, c'è uno scambio continuo dei rapporti personali e anche dei rapporti d'ufficio. Signor Presidente della Repubblica, signor Ministro, signor Vicepresidente della Corte, per noi sacerdoti è abbastanza facile parlare e prendere la parola, ma in questo momento vi dico dal profondo del cuore che avrei preferito restare a meditare quello che noi abbiamo ascoltato, quello che abbiamo vissuto. Direi che Giovanni Paolo II e Rosario di Latina hanno in fondo innalzato lo stesso grido, uno con la voce, il pontefice, l'altro con la vita. E il grido di entrambi era una invocazione di giustizia profonda. Diceva Don Pino, con la mafia non si convive. Fra la mafia e il Vangelo non può esserci alcuna convivenza e tantomeno connivenza. Non può esserci alcun contatto, non ci può essere nei confronti della mafia nessuno deprecabile inchino. Grazie.